Ragazzi, benvenuti a un altro video e grazie veramente di tutti i commenti sull'ultimo che sono molto importanti. Oggi vi porto con me, sono ad Ostia, sto camminando in pinetina, abbiamo appena fatto un po' un meeting con Sammy. Ovviamente discutiamo sempre, proviamo sempre a fare una piccola, diciamo, review dopo ogni lancio, perché sì, ci sono cose che vanno bene ma cose che possiamo migliorare, quindi è un modo per noi per scambiare idee e continuare, diciamo, a proporre un po' di soluzioni e innovazioni per migliorare in futuro. Voglio fare questa piccola clip iniziale semplicemente per dirvi che nell'ultimo video ho letto tutti i commenti dal primo all'ultimo, magari non ho risposto ad alcuni e non ho, come dire, messo un il like, no, il heart là a tutti, però li ho letti veramente tutti e è stato molto bello per me riceverli, soprattutto perché vedo che il feedback non è unilaterale, nel senso che c'è chi mi sostiene per chi sono io, chi mi sosteneva in passato e ha smesso di seguirmi per un certo motivo e chi alla fine, c'è stato un commento molto intelligente sul fatto che magari in passato i miei contenuti erano più speciali o comunque focalizzati, video di fitness eccetera, e adesso invece è un po' un mischione e un miscuglio di tutto, che è verissimo. Io ho fatto quel video perché mi va sempre di spiegare quello che passa per la testa e l'unica cosa che ci tenevo a dire è che alla fine io sono una persona che è cresciuta e questa crescita può piacere ad alcune persone, può non piacere ad altre persone, ma io non posso, diciamo, restare la stessa persona che ero 5 anni fa, perché quando io vedo quella persona, se io dovessi ricopiare i contenuti e come parlo e come faccio, sono un'altra persona e mi snaturerei, perché quando guardo quel Giulio dico: ah, guarda che Giulio bambino. E ci sta, quindi, con la, diciamo, maturità e, dai, spero un miglioramento in alcuni ambiti, tipo che sono cambiato come persona, sono cresciuto, non sono più lo stesso, non ho più 18 anni e questo può piacere o può non piacere, però se c'è una cosa che vi prometto è che io quando faccio questi video metterò tutto me stesso per portarvi chi sono io adesso e per quindi farvi, provare a farvi vivere le mie giornate, i miei pensieri, come se stesse qui con me, come se stessi, se fosse, diciamo, i miei migliori amici che stanno con me in questa cosa che chiamo vita. Quindi innanzitutto ringrazio di cuore veramente di tutti i commenti, sia positivi che negativi, tutti costruttivi, quindi grazie. E per chi non mi seguirà e se vi sto sul cazzo per come sono cresciuto, amen, non dovete seguire questo canale. Per voi altri che invece dite: sai cosa G, tipo, io ti seguo per chi sei e per quello che sei diventato, allora lì grazie e ti apprezzo un casino e ti porto con me. Let's get this video started. Sto in aeroporto, siamo in partenza con Sammy che stiamo per andare a Barcellona. Eravamo tornati a Ostia dove ho fatto tutti i pacchi per Kaizen. La fila dietro sta proprio là e tipo rischiavo di non partire stasera. Infatti mi avevo messo tipo... come on, dai un po'. Mi hanno messo tipo in stand-by, quindi hanno fatto... quando fanno overbooking tipo vendono troppi biglietti, quindi c'è un po' di gente in stand-by che devi aspettare e sperare che qualcuno non venga, non faccia no show. E quello è quello che è successo. Quindi però sono andato a chiedere, mi hanno dato il biglietto, quindi mo mi metto in fila. Aspetto il Sammy che è andato in bagno e cazzo non vedo l'ora perché qui è dove inizia la nostra estate. Eccolo che arriva, eccolo, stiamo per andare a Barcellona. Oh, what's going on? Hai visto? Che yeah, video. Questo è tipo déjà vu di tipo LA, che arriviamo a luna di mattina, dobbiamo trovare l'appartamento e le chiavi. Vero, infatti volevo filmarlo per quello. Inizia la nostra estate, sì. Oh, Perdon. Sì, hai fatto un fade di Cristo, no? Sì, sì, una figata. Allora mi devi commentare sulla mia barba. La barba lo sai, ogni volta che ti vedo la barba lo sai come il mio voto, è un figlio della Madonna. Bitches, we made it. Siamo arrivati, raga. Oh yes. Penso che sia giunta un pochino l'ora di aggiornarvi sulla mia situazione attuale. Ve l'ho già scritto un pochino su Instagram per chi mi seguisse. Praticamente negli ultimi 10 giorni ho letteralmente fatto, direi, una pausa abbastanza grande dagli allenamenti. Non mi alleno in palestra da tipo 10 giorni, che per alcuni è poco, per me è tanto, non penso che ho preso una pausa del genere da un sacco di tempo. E letteralmente mi sono mantenuto facendo 4-5 serie di piegamenti, tendenzialmente direi a giorni alterni, quindi l'ho fatto tipo 2-3 volte in questo spazio di 10 giorni, e più con la dieta veramente, praticamente... Abbiamo fatto il lancio di Kaizen, ma sono andato a Valencia, ho fatto 2 giorni dove c'era un festival, quindi abbiamo letteralmente mangiato e bevuto un pochino a schifo, senza veramente contare niente. Poi sono andato a Roma, sono stato con Eli un po' di giorni, ho fatto i pacchi e ogni volta che devo fare quella roba non sto, diciamo, al top, non ho un accesso a una palestra che particolarmente mi piace, quindi non mi sono allenato, in più mi sono mangiato supplì, pizza, pasta e tutte queste cose qua. E quindi sì, il fisico ne ha forse un pochino risentito, ma tanto mi ci rimetto in forma adesso, però why not farvi un physique update completamente naturale, considerate che non lo farei mai, sta cosa
Ma sti cazzi, we're all about transparency. Questo è tipo il mio fisico, veramente la luce è bruttina. Però tipo 10 giorni senza allenamento in palestra, appunto, letteralmente solo qualche serie di piegamento. Ma dobbiamo raddrizzare le cose. Quindi ieri ho fatto il mio primo allenamento in palestra che è andato bene. E adesso devo fare, penso i prossimi 3-4 giorni di allenamento devono essere belli intensi. E secondo me dopo 3-4 allenamenti, dopo qualche giorno, ritorno in forma meglio di prima. Allora, vi ho fatto vedere il mio fisico onesto, luce supernaturale, quindi avete presente luce dalla finestra che non si vede nemmeno così bene come il fisico. Adesso invece vi faccio vedere io che mi sto allenando, e questo è il mio secondo allenamento da quando sono tornato. Mi sto allenando a giorni alterni. Ho pensato adesso quindi di dirvi il mio approccio in questi primi momenti. Prima di tutto ci sta che il fisico ha un po' di variazione, un po' di fluttuazioni in come appare, e questo è normalissimo. Soprattutto dipende alla fine da quanto siete precisi e quasi potrei dire focalizzati oppure anche ossessionati con la condizione, e è completamente normale che magari una settimana ti vedi meglio perché appunto hai rispettato meglio la dieta, non hai avuto nessun giorno in cui magari sei andato un pochino in eccesso, e invece magari altri dove invece esci, c'è un matrimonio, c'hai degli aperitivi, esci il sabato sera, venerdì sera, cena, eccetera eccetera. Questo è normalissimo, alla fine vogliamo goderci la vita, quindi ci sta. La cosa importante per me è sapere che più rimaniamo vicini a questo nostro normale o a questo nostro ideale, più è facile tornarci. Quindi ad esempio io ho fatto appunto 10 giorni in cui non mi sono allenato, in realtà un pochino di più, proprio perché sono andato a Valencia, quindi ho fatto diciamo festa e stavo fuori casa 2-3 giorni, poi sono andato direttamente a stare a casa di Ele a Ostia, dove ho fatto i pacchi di Kaizen, e lì l'unico allenamento che ho fatto appunto erano 4-5 serie di piegamenti a giorni alterni, che è abbastanza sufficiente per mantenere un pochino la condizione nell'upper body. Però anche a Roma non ho seguito bene la dieta, non dico lasciato andare perché comunque mangio abbastanza intelligente, però appunto pizza, certo, supplì va benissimo, una birra qua e là, perfetto. Quindi adesso quello che ho fatto è che sono tornato a Barcellona e per i prossimi 5 giorni sto sempre mangiando in una maniera intuitiva ma leggermente in deficit calorico e soprattutto ripulendo le fonti. Quindi abbasso in generale i carboidrati che mangio, voglio diciamo buttare fuori l'acqua in eccesso e provare a tornare a una condizione un tantino più definita in questi 5 giorni. Faccio il digiuno intermittente la mattina, la prima porzione della giornata bevo tanti liquidi, lo sapete ormai se mi seguite da un po', acqua, caffè, magari mezza energy drink, poi faccio un pasto diciamo prima dell'allenamento con, in questo momento faccio tipo 3 albicocche e una o due pesche, quindi sì, tanta frutta, e poi mi faccio uno shake di Clear Whey e mi alleno, e poi solo successivamente dopo l'allenamento faccio un pasto diciamo più consistente, che può essere riso, tonno e pomodoro e parmigiano, oppure può essere una di quelle insalate di Honest Green se vado a mangiare fuori, oppure una pokeball, diciamo che quindi faccio veramente poche calorie e un piccolo pasto solo pre-workout e mi lascio gran parte delle mie calorie per il post-workout, e poi ho ancora uno snack serale in cui magari mi faccio yogurt, cereali e frutta di nuovo, quindi tanta frutta, praticamente limito in generale i carboidrati che andrei a buttarci dentro, tipo il pane eccetera eccetera, ma in questo approccio lo faccio veramente solo per i primi 4-5 giorni in cui butto fuori l'eccesso e poi rinizio a mangiare un pochino di più, un pochino più naturale, sempre seguendo questa struttura ma più come dire, permettendomi appunto di mangiare un po' più di carboidrati, di avere un po' più di contorno, pane o grissini integrali che sono buonissimi, sono picos integrali spagnoli, e in più per cena se ci sono alcune serate in cui voglio mangiarmi un burger o mangiare un pochino più pesantito oppure un po' più una pizza eccetera eccetera, lo faccio senza problemi. Quindi questo è quello che sto facendo adesso con la dieta. Con l'allenamento invece mi sto allenando a giorni alterni, mi spingo abbastanza intensamente già dall'inizio, avrò un po' più di DOMS, ma dato che faccio giorni alterni c'è un giorno extra di recupero tra ogni seduta e mi sento appunto in grado di recuperare per la seduta successiva in cui posso spingere e applicare di più il sovraccarico progressivo e raggiungere un buon pump per lo stress metabolico. E questo è un pochino il mio approccio che faccio e spero che vi abbia dato qualche spunto. Magari vi faccio vedere pure un full day of eating in uno dei prossimi, così vi mostro esattamente la mia struttura e come sto mangiando e come penso di mangiare per probabilmente per quest'estate. E dai, let's keep the video rolling. Grazie se sei arrivato fin qua, se ti sta piacendo lasciaci un like e dai. Thank you.
generale And just like that siamo tornati a casa e ho pensato di farvi vedere un pochino il tour del posto. Questa è praticamente la casa che abbiamo preso insieme a Sammy per quest'estate. Abbiamo deciso di venire a Barcellona, in realtà l'ho deciso io, però veniamo a Barcellona dal 2014, che era l'estate di maturità, e ci siamo innamorati di questo posto e quest'anno, quindi in buona tradizione di Giulio, nomade digitale, ogni estate vengo a Barcellona, è quello che faccio, abbiamo deciso di fare e abbiamo preso questa casa che vi faccio vedere adesso, abbastanza carina. Questo è il salottino, abbiamo un tavolo lì fuori, praticamente si affaccia tipo nel cortiletto, e poi c'è questa sorta di piccolo salottino, che c'è il divano, c'è la casa là. E poi se venite invece di qua, questa, raga, è la stanza di Sammy, che c'ha il suo tavolino dove può lavorare e c'ha un letto che, diciamo, una piazza e mezzo che ci sta. È una casa tipo bella lunga, non ci sta l'aria condizionata, ma ci stanno, diciamo, quei fans che aiutano un sacco. La cucina è questa qui, non è proprio il massimo infatti, e però ci sta, sti cavoli, e un po', diciamo, il parquet è un pochetto da nonnetti. Questo è lo specchio, bella raga. E il corridoio è lunghissimo, ci sta un bagno qua che è proprio chill, e poi c'è una stanza addirittura degli ospiti, che qua è dove, se verrà Ine o alcuni nostri amici quest'estate che devono venire, li piazziamo lì nella stanza. E poi vi faccio vedere la stanza mia principale, è un po' un casino, scusate, ma yeah, questa è un po' la verità, spoiler qua. E questa è la mia stanza, che c'è un piccolo specchio, e poi qua un balconcino che dà, diciamo, su, ah sì, con piccolo tavoletto che dà sulla strada. E niente, gli astuti di voi ovviamente si chiederanno: ma G, cioè, quanto stai, quanto spendi? E costa un bel po', raga. Però sinceramente questo è stato il mio problema da diversi anni, che mi vedete un po' girare il mondo. In realtà il motivo principale, cioè il motivo, è che vorrei veramente trovare il posto che sento casa mia. Ho la fortuna e ho lavorato per stare in questa posizione dove mi permette di poter lavorare da più o meno ovunque, basta che ci sia una palestra, basta che c'è internet. Letteralmente io ho iniziato perché volevo viaggiare e scoprire il mondo, e anche per questo sono stato in un sacco di posti, e provo sempre a stare più di una sola settimana, proprio perché voglio provare a capire se io ci riuscirei a vivere a lungo termine. E ogni volta che torno a Barcellona mi sento che questa è la mia città, almeno per il momento. E ci sta anche, sto veramente pensando, perché alla fine pago affitto tramite Airbnb in ognuno di questi posti e città in cui vado, che ovviamente sono affitti normali, ma più ci aggiungono il premium, perché chiaramente è Airbnb. Quindi magari tipo sarebbe molto più intelligente e cost effective prendere una casa per un anno, come ho fatto magari con lo studio a Lussemburgo, e fare la stessa cosa. Solo che è un passo difficile, perché poi quando firmo un contratto di una casa per un anno, due anni, sono sicuro che alcuni di voi l'hanno fatto, c'è sempre da considerare: ok, quindi ora sono bloccato lì e ho questo costo fisso mensile che mi esce. E quindi quando penso a quello, penso più a lungo termine, dico ma forse non sarebbe fare un mutuo, e con quel mutuo praticamente pagherei la stessa cifra, solo che col mutuo la casa alla fine del mutuo diventa mia, però per farlo devo essere veramente sicuro al 100% di dove voglio vivere. Insomma, ci sono un sacco di cose che crescendo a cui sto pensando. Ecco, anche per questo non ne parlo tanto nei video, perché sono, come dire, concetti un po' tabù, e di soldi e di affitti e di case, però sappiate che per me tutto quello che voglio fare è sempre tipo provare a migliorare e arrivare, diciamo, a una situazione dove mi sento meglio, dove voglio ambire. Alla fine abbiamo tutti ambizioni, io ho delle ambizioni, solo che appunto imparo facendo, faccio gli errori. E non so voi cosa ne pensate, sia meglio affittare o fare un mutuo, comprare una casa. Non so se alcuni di voi l'hanno già fatto, anzi sicuramente sì, e forse queste sono domande che vi siete posti anche voi, perché per me non ero pronto un anno fa, ma adesso che sono stato abbastanza in giro in diverse città e ho visto Dubai, ho visto Marbella, ho visto Barcellona, ho visto l'America, eccetera eccetera, ogni volta che torno a Barcellona mi sento bene e sto veramente considerando se magari potrebbe essere un move più a lungo termine. Vabbè, non so se vi è interessato o meno questa clip, io ve la faccio perché è uno dei pensieri che ho in testa, ve l'ho detto, se arrivate fino alla fine io vi porto con me con i miei pensieri. E niente, starò qua a Barcellona quindi per un po', fatemi sapere cosa volete come video, perché io a volte mi entro in testa e dico boh, filmo sempre le stesse cose, magari gli rompo le palle alla gente, ma se invece per voi va benissimo e mi dite zii, portaci fuori day reading, facci uscire che mangi, facci vedere che mangi fuori, portaci alla spiaggia, io lo faccio e sono qua per voi. E niente, grazie di cuore, vi apprezzo sempre, come sempre keep improving, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.